il 4 di febbraio del 1883 che accompagna a Firenze un grande evento, la inaugurazione di quello che noi oggi chiamiamo il Museo Archeologico in Via della Crocetta, là dopo Piazza Santissima Annunziata, dove ancora oggi il Museo Archeologico è e dove non solo vi sono i reperti all'interno degli edifici, ma vi sono proprio nei cortili delle cose molto belle, tipo la ricostruzione di tombe etrusche o la ricomposizione della Firenze romana, così come fu ritrovata quando fu sventrato il ghetto e ricostruito secondo i canoni ottocenteschi il centro di Firenze, l'incontro delle due strade che caratterizzavano le città romane, il Cardo e il Decomano, che si identifica con l'attuale Piazza della Repubblica. Insomma, nel 1883 questa grande inaugurazione, parteciperà direttamente il re Umberto con la regina Margherita, è l'espressione di una concentrazione in un unico museo di quello che sono raccolte molto importanti detenute da Firenze, sia la raccolta etrusca, quindi tutta una serie di opere che vengono anche da fuori. Pensate al vaso François ritrovato a Chiusi, pensate alla Chimera, tanto discussa la sua trasposizione a Firenze, in realtà era stata ritrovata ad Arezzo quando si facevano lavori di restauro e di emersione di quello che era la cinta muraria della fortezza Medicea. O egizie, abbiamo il senso dell'amore dei granduchi lorenesi verso l'Egitto, sia Pietro Leopoldo sia Leopoldo II, non a caso le piramidi caratterizzano punti di confine come il passaggio all'Abetone o punti dove si segnano grandi opere di bonifica come la piramide della Steccaia a Grosseto. Quindi opere romane ritrovate nello sventramento del ghetto, opere etrusche, opere egizie. Naturalmente Firenze in questo concentra tutto l'amore per l'archeologia e la struttura è oggi particolarmente importante e rilevante, caratterizzata da continue mostre. L'inaugurazione del 1883 da parte del re viene identificata anche con tutta una serie di iscrizioni che lì vengono portate. Firenze aveva una grande concentrazione di opere egizie perché Leopoldo II aveva finanziato nel 1828-29 la spedizione di Champion, colui che poi, trovando la pietra di Rosetta, contribuì alla descrizione dei geroglifici. E c'era Ippolito Rosellini Corradi, un pisano molto attento alla civiltà egizia, che riportò indietro quasi 2200 reperti. Ecco, questo grande amore di Firenze per l'Etruria, per gli Egitti e per i Romani lo troviamo sublimato in questo grande e bel museo che è il Museo Archeologico.